Presente il consigliere regionale Carmine De Pascale, sabato 25 luglio a Napoli, nel quartiere di Bagnoli, in Viale Campi Flegrei, si è tenuta di mattina la microcippatura gratuita con visita effettuata da parte dell'ASL per conto della Regione Campania. Signore De Pascale, buongiorno. Buongiorno. Come mai qui di sabato mattina per i cani? Questo non ci deve meravigliare, perché noi, dopo che ho promosso la legge sulla tutela e benessere degli animali di affezione e prevenzione del ranocismo, questa è l'attività di applicazione pratica della legge, quella di andare sul territorio e di promuovere l'iscrizione all'anagrafe canina regionale, l'installazione del microchip sugli animali e dare tutti i consigli necessari ai proprietari degli animali per stabilire un corretto rapporto di convivenza tra il proprietario e l'animale. Grazie, vediamo il furgone dell'ASL, molto ben attrezzato, molto ben igienizzato, a disposizione dei cittadini. Prevedete di portarlo ancora in giro per la città? Sì, noi ogni settimana siamo su un territorio diverso dei comuni di Napoli, questo è per l'ASL numero uno, siamo in questo territorio, ma c'è anche le altre ASL che stanno operando, quindi è un servizio che noi rendiamo ai cittadini, che io ho promosso, quindi è l'istituzione che va verso i cittadini, e quindi anche per dare una educazione a mantenere gli animali, a curarli, a dargli benessere, cioè a tutelare anche i diritti degli animali, e quindi iscrivere questi animali nell'anagrafe canina regionale. Le faccio un'ultima domanda: è previsto un calendario per questa attività? Certamente. Dove è possibile trovarlo? Già fatto a Monte di Procida, a Marano, insomma c'è un calendario che ogni ASL fa, che è reso anche pubblico o anche su richiesta. Quindi una regione completamente trasparente sotto questo aspetto. Noi con questa legge che è stata approvata l'anno scorso, dopo 2 anni di lavoro che ci ha impegnato, porta la Regione Campania davvero a fare un passo avanti, ad essere un passo avanti rispetto alle altre regioni. La legge non solo riguarda, diciamo, i proprietari degli animali, ma da una serie di regole come comportarsi. Ne parlo ad esempio del registro tumori degli animali, perché anche gli animali che per i decessi vengono esaminati, perché sono delle sentinelle vere e proprie sul territorio, questo registro tumori che interfaccia i dati con il registro tumori delle persone per avere dei dati scientifici da studiare. E poi abbiamo anche delle regole per i canini, registri di entrata, di uscita, anche perché poi la regione ha degli oneri da sostenere a favore dei canini, le dimensioni che devono avere le gabbie di accoglienza degli animali, ma il canile deve essere l'ultima spiaggia per l'animale, perché l'animale domestico è per le famiglie, deve stare in famiglia, quindi quando poi le campagne di affidamento, di adozione falliscono, ecco che allora l'ultima possibilità è il canile, ma ci deve rimanere il minor tempo possibile. Bisogna sempre promuovere queste campagne di affidamento degli animali, perché il posto dove deve stare l'animale è in famiglia, oppure libero sul territorio, come animale accudito libero sul territorio.